Buonasera, benvenuti come vi ho annunciato, preannunciato nell'illustrazione del palinsesto a questa puntata della mia parte radicale. Abbiamo in collegamento Silvana Boroncini. Grazie Silvana, ormai non stavo più in Buonasera. lista. Sì, E poi un nonché giorno magari riusciremo a averla anche in video. prima o poi. Prima o poi. Allora, con Silvana in questo spazio, diciamo, in modo abbastanza amichevole e informale, commentiamo un pochino la temperie politica, un po' le ultime notizie politiche che l'agenda appunto presenta agli italiani e ci sono sempre abbastanza, non dico novità, però insomma, almeno mediaticamente cose che sembrano nuove, poi nuove non sono. Però io prima di partire con quello, volevo, siccome Silvana, io ve l'ho già detto, ve lo ricordo, segue ha una storia radicale e ha seguito fino adesso appunto il gruppo di Libertiamo, quindi Benedetto della Vedova e così via, che appunto adesso ci dirà un po' questo gruppo che era un pochino legato nei mesi scorsi a Fli. Come sta evolvendo poi dopo appunto le candidature è stata con Monti, con Scelta Civica, poi c'è stato anche il congresso, se non sbaglio, dell'UDC, ci sono state appunto delle evoluzioni. E quindi ecco, partiamo un pochino da queste novità che magari lui, Silvana ci illustra meglio, e anche per spiegarci un pochino un nuovo progetto che è in corso, che dovrebbe superare, se non credo, se non sbaglio, quello di Libertiamo. A te, Silvana. Allora, innanzitutto, avessi la webcam disponibile, funzionante, vi farei vedere la mia tessera numero 914 di iscrizione al Partito Radicale Transnazionale Transpartito. Mi piace molto, quindi l'appoggio lì. Dunque, io il discorso politico che stanno inventando Carmelo Palma, Benedetto, Pier Camillo Falasca e altri giovani per superare Libertiamo si chiama Strade. Se potessi darvi un'idea, potrei invitarvi a comprare un libro che è scritto da Francesco Pinto e parla della meravigliosa storia della strada degli italiani ed è la cronaca e la descrizione del lavoro fatto nell'immediato dopoguerra da persone che, non sapendo da che parte cominciare, si sono inventati un'avventura e l'hanno fatta molto bene. Sto parlando della costruzione dell'autostrada del Sole. E qui c'è tutto, io me lo ricordo perché sabato prossimo saranno i miei 63 anni, mi ricordo non l'immediato dopoguerra, ma dagli anni 60 in poi già ragionavo e c'era ancora un clima che assolutamente è scomparso purtroppo da molto tempo, un clima di ricostruzione, di voglia di fare, di voglia di fare impresa, di combattere. Un clima in cui c'era una grandissima speranza. E da questo nasce il web magazine che supererà Libertiamo, si chiamerà Strade. Strade perché ha un significato ben preciso, significa i percorsi che uno vuole fare, le strade della rete, le strade del mondo, le strade del tuo vissuto. E chiaramente in termini liberali questo è un percorso di proposta. Di più, sinceramente, non so perché in questo periodo è materialmente impossibile contattare nessuno perché Benedetto, come sapete, è nella commissione per decidere delle sorti di Berlusconi al Senato.
per la sua decadenza, e quindi lui è inavvicinabile. Gli altri stanno tutti molto agitati e molto tesi per questa nuova avventura, quindi io poi non li sto a torturare più di tanto. Mi metto qui sulla sedia e aspetto, certo che sarà una cosa fatta bene, perché lo spirito è sempre quello, quindi non può andare molto che molto bene. Se devo parlare, cioè io oggi sentivo, prima parlo Izzo, mentre parlava di questa deriva un po' molto religiosa che ha preso alcune persone nel partito, nei radicali italiani, e avevo appena ascoltato le dichiarazioni del Papa in TV a proposito dell'aborto. Grande sensibilità verso le donne che hanno preso una sì tragica decisione, a patto che si siano pentite. In più ha parlato con i medici cattolici, e anche lui, ma giustamente l'ha anche detto, sono il Papa di una Chiesa cattolica, non credo che cambierà molta strada, gli insegnamenti sono quelli, cioè è certamente diverso questo uomo e probabilmente ci stupirà, però è sempre il prodotto di un certo ambiente, di un certo modo di pensare, di un mondo che fa riferimento a concetti molto reazionari. Quindi io la tessera radicale a Papa Francesco non gliela darei. Beh sì, la svolta mistica nel mondo radicale non so se poi sia più ascrivibile ai radicali italiani o magari a Marco Pannella. Insomma, poi è un po' da vedere. Sicuramente c'è una certa attenzione, una forse diversa posizionamento rispetto al Vaticano, rispetto al passato, questo sì. Quello certamente è un uomo che ha un atteggiamento cristiano, finalmente, diciamo, che è stato terribile in tutti questi anni vedere questa chiesa piena di ori, di baldacchini e di altro, mentre non occuparsi veramente occuparsi male degli ultimi. E questa persona ha una storia anche diversa. Cioè, a me piace molto l'immagine quando è andato non so dove, ha preso l'aereo con la sua borsa in mano, oppure quando lui si è andato a Lampedusa a portare quella. Sono tutti discorsi di una prova. Io sono stata educata in conventi, perché in quei tempi qui, in questi paesi, non c'erano soltanto le elementari, quindi se volevi studiare dovevi migrare nelle grandi città, e venendo da una famiglia cattolica la soluzione era il collegio, e ricordo anche le cose positive che c'erano. Sto Papa ne rappresenta molte. Insisto, io la tessera radicale non gliela posso dare, perché lui può essere un sacco di cose, anche positive, una svolta diversa, ma è pur sempre cattolico, fa riferimento a cose a cui io non posso credere, non riesco più a credere, e posso seguire i pensieri o quello di cui parla Marco, però non riesco a condividerlo, perché non sono cattolica, non credo di essere manco più cristiana, sono liberale, sono una persona libera, e non mi dimentico quello che nei secoli
questa chiesa, questa istituzione ha fatto soprattutto alle donne. Cioè, possono chiedere perdono quanto gli pare, ma le hanno bruciate sui roghi le donne alternative. Io sarei senz'altro stata arrostita, perché la paura delle idee, delle differenze o dell'autonomia o del libero arbitrio, sti personaggi se la porteranno sempre. E quindi niente tessera, io voto contro. Sì, vedremo un pochino anche questa, appunto, questa svolta mistica come evolverà, visto che anche la piccola grande realtà radicale, piccola magari nei numeri ma grande nella storia, gloriosa nella storica, vive almeno in una sua parte una fase pre-congressuale, nel senso che, come sappiamo, a fine di ottobre, ottobre, novembre, quando sarà, insomma, naturalmente ci sta un congresso che dovrebbe appunto essere quello di radicali italiani, vedremo quando. Adesso in questo momento sono tutti molto presi dal discorso della raccolta firme, del controllo dei moduli, dalla verifica delle firme che vengono inviate dalle forze politiche che hanno aiutato e che poi, insomma, si devono vedere al momento quante sono, perché poi le parole sono una cosa, poi materialmente. E anche per questo devo dire, insomma, ho avuto qualche contatto, ho preso contatto, non si è potuto fare nulla oggi per a Porta Pia ufficialmente, in modo come tutti gli anni, insomma, si fa per commemorare la breccia di Porta Pia. Quindi, insomma, è ascrivibile a questa interruzione di questa consuetudine. Passando appunto di pane in frasca, ma neanche tanto, poi passa politicamente. Sì, passa. Intanto, vai. I miei complimenti per lo spottino che hai fatto per il referendum. Sono dispiaciuta che Maurizio Turco abbia deciso di non apparire in video, ma lui ha un carattere così abbastanza chiuso, se lo prendi nel momento sbagliato lui ti tira di no. Debbo anche complimentarmi, direttore, e con te per tuo, col tuo aplomb. È chiaro che il mio riferimento è alcune stronzate di anche autorevoli convinti sono loro, perché io ho qualche riserva nei confronti tuoi e della nostra TV, e a questa dimostrazione di quanto poco parassiti noi siamo, vorrei dirti che io fossi libera dall'impegno animalista, e pur non essendo più con radicali italiani, probabilmente una mano al sistema, a pulire i moduli, la darei. So che tu l'hai fatto, so che lo farai ancora, quindi andiamo avanti e prima o poi ci arriveranno. Sì, no, per carità, l'aiuto si dà, perché comunque sia una battaglia radicale, per quanto possa essere stata magari portata avanti in modo sicuramente con tante cose che, insomma, non molto idonee, fin da quando è partita a prefigurare il fine e così via, comunque sia una battaglia radicale si fa. E per quanto riguarda la chiusura a cui accennavi, a me dispiace non tanto per quanto riguarda la mia persona, che non è nulla, ma per quanto riguarda una piccola realtà che può essere Libri TV, che sul web si dà da fare, ha un certo numero di visualizzazioni, che sono un pochino le visualizzazioni che si realizzano grazie all'interesse di coloro i quali partecipano alle trasmissioni, perché poi funziona così, non è che ci sta una distribuzione, una catena di distribuzione istituzionale, un etere che pensa una frequenza e così via, no, si fa tramite appunto lo spamming, postando. E quindi magari comunque sia potrebbe essere un piccolo aiuto, e per quello non è una questione personale, io gli approcci personali li metto da parte riguardo a queste cose. Spero, pensavo che magari anche altri facessero così. Il mio rammarico è quello di dire, magari non vorrei che, anche questo l'ho scritto, che magari quando si presenta un giornalista vero, bello, simpatico, professionista e così via, e quindi non io, poi si vada anche lì a simpatie, perché poi, insomma, sarebbe poi un po' improponibile il discorso, presenterebbe parecchie, diciamo,
elementi di poca credibilità il discorso famoso storico della convenzione di excludendum da parte dei media nei confronti dei radicali, perché insomma se si va poi a simpatia quando ci si presenta un'occasione, più grande o piccola che sia, insomma, vabbè. Comunque sia, no, archiviamo questa cosa che poi insomma parlarsi di sé non è mai elegante. Ci sono appunto in Italia ancora purtroppo una gran parte dell'agenda politica comunque sia legata alle vicende di Silvio Berlusconi. Dobbiamo dire purtroppo ci sta. Vai, dimmi. È un prodotto scaduto che non ha capacità di rendersi conto che il tempo è diverso. Io non ho sinceramente avuto né la voglia né la curiosità di guardarmi tutto il video, ho visto alcuni spezzoni e insomma mi sono bastati della serie. Quest'uomo sta a osa, scusate, non è che voglio emulare Pannella e Bordin, però un po' di tosse ce l'ho anch'io. Comunque, questo uomo si ripropone nello stesso identico modo di 20 anni fa, dimenticando tutto quello che lui non ha fatto. Io sono uno di quelli che ci ho anche creduto, nel senso che speravo che Berlusconi ha un grossissimo difetto, me lo raccontava Marcello Pera tempo addietro, che si convince di una, gli parli, lo convinci di una cosa, dopo 5 minuti va qualcun altro e lui ha già cambiato idea, cioè non ha cultura politica, è certamente un imprenditore del faccio tutto mi, ma come tutti gli imprenditori delle volte ci prende, ci coglie poco. Quest'uomo ha presentato e ha ripresentato Forza Italia, dico io, cioè andiamo avanti, parliamo al futuro con gli stessi metodi, pareva una fotocopia questo video. Per giunta quest'uomo si fa dimenticare, vorrebbe far dimenticare i temi che lui non ha, che ha promesso, le cose che ha promesso che avrebbe fatto, quell'accidente di plastico da Vespa, ve lo ricorderete in tanti, di quelle cose lui ne ha fatte veramente pochine. Io sono molto delusa, perché una rivoluzione liberale era necessaria per il paese, lui avesse voluto, aveva i numeri, e quindi io se lo incontro non gli posso neanche dire mi dispiace, anche se sono convinta che certa magistratura nei suoi confronti non sia imparziale, sono convinta che ci sia un accanimento giudiziario, conoscendo come operano certi magistrati li manderei, insomma non mi fido molto e speriamo che il referendum passino e che si riesca ad avere questa responsabilità civile. La magistratura è l'unico corpo che non ha responsabilità, un medico se sbaglia paga, un'altra figura professionale, l'architetto, l'ingegnere, l'infermiere, chiunque ha responsabilità per i danni che loro producono, e mentre i magistrati no. Io ricordo che nelle passate campagne referendarie questo tema io l'ho conosciuto attraverso Emilio Vesce, quindi erano gli anni 80, e lui descriveva la sua esperienza con questi magistrati, quelli del teorema Calogero, queste persone, l'umiliazione che subisce una persona quando finisce sotto certe grinfie. E allora ero la persona che mi faceva anche 3 tavoli al giorno, quindi capitava la discussione col magistrato che veniva a discutere, alla fine aveva solo
come obiezione l'unico argomento che non avrebbero più giudicato, non avrebbero più fatto sentenza per paura di essere colpiti. Ma che cavolo di discorso è? Se fai una professione qualsiasi, se tu, oggigiorno io non mi ricordo i numeri degli errori giudiziari, sono tanti. Perché un cittadino deve stare in carcere e quell'uomo che l'ha giudicato sbagliando non abbia da pagare per il suo errore? Non è accettabile, non è una cosa sensata, non è giusto, non è, sono, non lo digerisco. Eh no, hai ragione, questa è una battaglia storica, insomma, radicale, la responsabilità in ogni settore. E comunque sia, poi alcuni dicono anche che poi in realtà la responsabilità civile c'è, una cosa che sta sulla carta, ma poi in realtà non è stata praticata una volta sola in questi anni, nonostante appunto che la nostra giustizia non funzioni, lo dicono gli stessi magistrati. È stato interessante, a non dir vero, dire, anzi ascoltare la Ilda Boccassini, che è stato il PM appunto del processo Ruby, che ha parlato proprio di alcuni magistrati che sono un po' troppo, diciamo, mediaticamente sovraesposti, alcuni che utilizzano la magistratura per far politica, quindi insomma un senso anche un po' di critica. Stava parlando di ingroia? Io penso di sì, perché beh, Ingroia insomma è proprio un caso emblematico che sei riuscito a far nemici tutti, e devo dire la verità, per fortuna insomma gli italiani non hanno creduto in lui, perché altrimenti veramente io da un punto di vista politico non so se era più auspicabile levarlo dalle procure e per fargli far politica per evitare di far danni. Non avrei saputo cosa scegliere se fosse stato eletto. Seguo le vicende di Bruno Contrada, che è un'altra storia allucinante, sì. E lui l'ha avuto come pubblico ministero, quindi delle prove lui non le ha messe, cioè c'è la manifesta intenzione di seguire una convinzione nonostante le prove, le cose, i fatti dicano il contrario. Contrada ha avuto la vita rovinata, un servitore dello Stato che ha difeso e combattuto la mafia è stato condannato, è stato in carcere, perché quest'altro che dovrebbe essere un servitore dello Stato ha nei confronti del cittadino un potere immenso, illegittimo a mio parere, e non risponde degli errori. Io credo che, ho amici avvocati, quando si parla di queste storie sono molto rassegnati. Io credo invece che bisogna, come diceva Emma, intignarsi, e io sono molto intignata, nel senso che ogni occasione che ho lo dico e lo manifesto, ma oltre a me credo che siano tanti che abbiano, a parte se uno fa funzionare i neuroni che si ritrova, queste cose sono visibili, cioè che cavolata è andare a dire la giustizia è uguale per tutti, la giustizia deve funzionare, però chi amministra la giustizia? Capperi deve amministrarla in un certo modo, non puoi andare a un processo in cui hai un teorema, in cui il pubblico ministero ha assolutamente un potere diverso dalla difesa e questi teoremi vanno per la maggiore, vanno difesi contro ogni ragionevolezza. Io spero che anche per Bruno Contrada, come per il generale Mori, escano certe cose, perché è allucinante, tu ti comporti e rendi onore. Per Contrada sono andati fiori di generali, di persone a testimoniare l'esatto contrario di quello che diceva Ingroia,
niente, non erano, non ne hanno tenuto conto. Allora, io se incontro nella mia vita un personaggio del genere, come se incontro quei due pubblici ministeri del processo Tortora che hanno sbagliato tutto e sono solo riusciti a essere promossi, come se incontro altri, non è possibile che un professionista non debba rispondere di quello che fa, nel bene o nel male. È una cosa che non ha senso. Sì, sì, hai ragione su questo, per carità. Senti Silvana, siamo verso la chiusura, ho qualche considerazione un pochino di ambito più generale, più su questo governo, sulla tenuta di questo governo, che come sempre da quando praticamente si è formato, può sempre appeso a un filo, il filo è Berlusconi. Qualcuno dice che verso marzo comunque sia ci saranno elezioni, c'è anche qualcosa che io penso non possa non avere una certa influenza, io l'ho chiesto allo stesso Scalfarotto in un'intervista, che è appunto il congresso del PD. Ecco, tu come la vedi la tenuta di questo governo, da cui poi c'è il discorso della stabilità, dello spread, dell'economia, della ripresa e così via? Certo, facciamo un governo 5 Stelle, prossimo giro siamo a posto. Io, a parte, io ho visto ieri sera ad Agorà quel senatore siciliano, non ricordo proprio il nome, di 5 Stelle, che era forse nella commissione per giudicare la situazione di Berlusconi, se può essere rieleggibile oppure no, ed aveva quegli atteggiamenti da guerra d'inquisizione. A sinistra sono diventati forcaioli e dai addosso, e siccome non ce la fanno politicamente sperano che sia la magistratura a farlo secco, questo uomo. Io personalmente non ho letto più di tanto le situazioni sue, però se sento Coppi che dice al massimo può esserci reato di evasione fiscale, io dico allora vai a quel paese, cioè siamo in un paese capace di sopportare di tutto, però l'evasione fiscale è un reato, quindi vabbè. La situazione in generale non te la so dire, perché riesco ad essere anche infastidita da questi discorsi che sento, e per quello che conosco io Letta è una persona molto quadrata. Benedetto lo intervistava quando aveva le trasmissioni di Cattalassi su Radio Radicale e si è sempre espresso molto bene. Io sto aspettando le dismissioni, le hanno annunciate, riannunciate, tre volte annunciate, si vede un tubo. Se lavorano di nascosto poi ce le buttano lì, ma altrimenti cioè non... Forse accennavi al senatore Giarrusso? È probabile si chiami così, è una faccia tutta scura, molto siciliana, molto, molto forcaiola, sì. Era da Agorà, sì, nella trasmissione ieri sera, cioè siamo in tre quarti di mondo politico che per me non sa di niente, insipido, superato, prodotti scaduti. Grillo è il primo prodotto scaduto, falso fino all'ultimo mignolo, è un puffo, lui, cioè, posso dire un'altra cosa, che per me basta, è che tratta. Non ci arrestano, sì. Vabbè, restano me, sono io che lo dichiaro, tu non ne sai niente, dimmi che non sei d'accordo, quindi sei salvo. No, io volevo parlare di quello che succede in Val di Susa, volevo parlare di quello che, cioè, le nuove Brigate Rosse adesso saltano, ricicciano fuori di nuovo, fortunatamente il responsabile dei notav locali si è dissociato, però vedi servizi in questi bravi personaggi che sono così col popolo, con tante P, e arrivano, hanno le maschere antigas, cose varie,
cos'è il regista che ci dice che stiamo sforando qui? No, 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 sì, sono io che avverto la regia. Sì, e il maschere antigas, spranghi di ferro, Molotov e altro. Cioè, è modo di fare una discussione democratica? Ecco, non è cambiato una massa di nulla. Sono passati 20 anni, siamo fermi ancora alla stessa cosa. Abbiamo un giornalismo che fa di tutto tranne che fare informazione, parliamo di stronzate, non affrontiamo il problema reale. Io spero che prima o poi, io ormai sto invecchiando, sono quasi, sopravviverò dignitosamente, però mi morde un po' il dover lasciare a chi mi succederà o a mia figlia o alle nipoti un paese che non ha fatto se minimi passi avanti. Non lo so, io sì. Se fico e fiato combatterò per questo, perché non mi va bene, perché è inaccettabile, perché sono liberale, perché sono montanare e cocciuta, quindi prima o poi deve succedere. L'Italia è un paese arretrato, bisogna che vada avanti. Sì, questa vicenda poi della TAV, io penso che poi sinceramente ci sia ormai poco da dover opinare, perché ormai insomma la cosa è decisa, non che si possa tornare indietro mi sembra abbastanza improbabile. Io sulla vicenda ho molti timori, più che altro per quanto riguarda l'esecuzione, perché so che in Italia queste cose che sono irreversibili, procedimenti irreversibili, e diciamo modifiche del territorio che sono irreversibili, grandi sventramenti, ponti, e che sono grossi lavori, purtroppo sono sempre poi alla fine in mano o finiscono a dei personaggi improponibili nell'esecuzione, chi fornisce materiali, e poi magari, come è successo tante volte, dopo magari 10 anni, 15 anni si viene a sapere che non è, che ne so, stata costruita secondo certi criteri, e così via. Ma insomma, a questo punto sulla TAV ci sta poco ormai, io penso, da opinare, prendere atto e per sperare. Per fortuna. Sì, soprattutto io beh, ecco, le energie sarebbero da indirizzarsi verso un controllo delle corrette esecuzioni, degli appalti, della qualità dei materiali e del minimo danno al territorio. Dopodiché, insomma, ormai non è pure vero che in Italia è sempre un ritorno, ci sta chi vorrebbe tornare allo Stato Pontificio, ai Borboni, è sempre mai nulla di definitivo, mai nulla diventa archiviato e storia, c'è sempre un ritorno continuo, insomma, si prende atto della cosa, secondo me. E comunque, vabbè, sì, abbiamo sforato e abbiamo un simpatico duetto via chat con il regista. E quindi niente, Silvana, io ti ringrazio di questa tua per questa tua conversazione con noi. A posso questo punto dire, noi certo. Posso dire che mi è venuto in mente così un flash. Una delle prossime trasmissioni avremo una mia intervista a qualcuna delle mie amiche animaliste. E che ne dica Marco, anche nel mondo animale c'è la stessa situazione di disinteresse per i problemi degli ultimi, degli indifesi, la stessa vigliaccheria che usano contro i carcerati, li usano contro gli animali. Quindi anche in un tema non di animalismo ma di persone che amano gli animali, vorrei parlare, perché in Puglia, in certi paesi, veramente ci sono situazioni allucinanti, quindi carne al fuoco ce n'è per combattere, purtroppo, e noi combatteremo. Va bene, noi saremo sulla breccia anche su questo, appena tu, Silvana, ti sentirai pronta, ovviamente ti supporteremo come possibile in questa tua avventura di produzione di interviste, finalmente, insomma, magari riusciamo anche ad averti in video.
Per il resto io ti ringrazio ancora, ti saluto, ci diamo appuntamento qui, poi tanto facciamo il palinsesto insieme e vedremo quando. Io restituisco la linea alla regia, vi ringrazio, vi do appuntamento appunto. Buona serata. Alle prossime dirette, intanto continuate a seguire la prossima trasmissione che è appunto Le note di lettura di Giancarlo Carciolari. Grazie ancora, grazie Silvana, grazie alla regia. Grazie ancora. Buonasera, ciao.